Lattonerie Edilgronda. Prestazioni elevate per ogni intervento. Lattonerie Edilgronda è a Isola Vicentina. Ben ritrovati, appuntamento con il TG dell'Alto Vicentino in apertura Schio Ater, che questa mattina ha consegnato nuovi alloggi sociali. 15 alloggi ricavati da due vecchie strutture, ora completamente rimessi a nuovo. A Schio l'Ater oggi ha consegnato quegli alloggi con il tradizionale taglio del nastro. In via Giraldi, nel villaggio Pasubio, sono stati ricavati 4 appartamenti, bicamere da 60 metri quadri ciascuno. La spesa complessiva di realizzazione in questo caso è di 600.000 euro. 11 quelli ricavati invece in via Rovereto dalle ceneri di un vecchio fabbricato, distribuiti su 4 piani, costati in totale 1.400.000 euro. Quindi un'ulteriore risposta a Schio in questa lunga graduatoria che ha il Comune e soprattutto anche in prospettiva, perché facciamo anche uno spostamento di inquilini su vecchi fabbricati che si liberano per poter poi anche quelli recuperarli. E a salutare i nuovi inquilini questa mattina c'era anche il sindaco Luigi Dallavia. Oltre a dare una risposta migliore delle famiglie, fa assumere anche a tutto il quartiere un significato molto più bello, molto più accogliente, quindi è un recupero non solo edilizio ma anche sociale. La cronaca: è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Padova in gravi condizioni la giovane è rimasta coinvolta in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio sulla A31 in direzione nord. La donna era alla guida di una Fiat 500 che per cause al vaglio della polizia stradale è stata tamponata da un furgone. Invece 3 sono le persone rimaste coinvolte in un altro incidente stradale avvenuto alle 16.30 a Priabona nel comune di Malo. Tutte sono state trasportate all'ospedale di Sant'Orso, una di loro in codice rosso. Hermes Mattielli, l'uomo condannato ad un anno di reclusione per aver sparato 14 colpi di pistola ferendo 2 nomadi che si erano intrufolati nel deposito della sua attività ad Arsiero, oggi ha ricevuto la visita dell'assessore regionale Elena Donazzan, che ha detto: aprirò una sottoscrizione per raccogliere un contributo anche minimo per poterlo aiutare. Voltiamo pagina e ritorniamo a Schio, sigilli ai contatori del gas per il condominio sud-est. Il servizio. E a farne le spese anche questa volta sono i condomini, che hanno sempre pagato e con regolarità le loro bollette, comprese quelle condominiali, comprese le spese dei 6 nuclei familiari che non hanno mai pagato. Sigilli ai contatori di gas in via San Giovanni Bosco a Schio nel condominio sud-est, una situazione che costringe tutti i residenti di quegli alloggi a non poter disporre di acqua calda, a non poter utilizzare i propri fornelli. Purtroppo la soluzione a una situazione così estrema sembra ancora molto lontana. Sigilli che rimarranno su quei contatori fin quando non ci saranno i soldi per pagare gli insoluti. E intanto l'assessore ai servizi sociali Martino smentisce che i condomini morosi siano già seguiti dal comune o che siano già destinatari di alcuna forma di contributo. L'assessore al sociale aggiunge che la prossima settimana ci sarà un incontro con l'amministratore di quel condominio per cercare una soluzione. Ma le spese non le fanno soltanto i condomini di quello stabile, ma tutte le attività commerciali che usufruiscono dello stesso contatore del gas. 100.000 euro, tanto la giunta provinciale ha destinato nell'ambito della variazione di bilancio per la realizzazione in comune di Malo di una rotatoria tra via Marano e la provinciale 46 del Pasubio. Si tratta di un intervento per mettere in sicurezza un incrocio considerato dai tecnici particolarmente pericoloso. E domani e domenica a Laghi ospita le celebrazioni in onore dei caduti austro-ungarici della guerra del 14-18. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Nazionale del Fante, federale provinciale di Vicenza. Le celebrazioni inizieranno al cimitero militare. Questa è la pagina dedicata all'Alto Vicentino. Tra poco ci sono le notizie, scusate, dell'Ovest Vicentino. Vi aspetto. Lattonerie Edilgronda. Prestazioni elevate per ogni intervento. Lattonerie Edilgronda è a Isola Vicentina.